I gol belli e spettacolari non li segna solo Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, oppure non si segnano solo in Serie A, nella Liga o in Premier League. Anche il calcio dilettante ha il suo perché e le sue perle. Il 2019 ne ha regalate diverse e nel servizio andiamo a rivedere nel dettaglio. Sport Channel, in collaborazione con User TV, non si è fatta mancare nulla, anche in questa stagione. I 7 che abbiamo scelto sui canali social invitiamo i nostri utenti a commentare, se siete d'accordo con noi. Al 7° posto, senatore del Cervinara. Nel blitz dei Caudini sul campo delle Vie Quenze, la botta al volo del centrocampista azzurro ha esaltato il nostro Francesco Guarino. Di Ruocco cerca Farriciello, il gran controllo di petto di Farriciello, l'apertura verso Senatore, in mezzo non c'è nessuno, prova il tiro! Ed è un gol pazzesco di Francesco Senatore! Al 6° abbiamo optato per la perla di Calabrese, nella rocambolesca sconfitta delle Clanese contro la Virtus Avellino. Qui ad esaltarsi è Antonio Iannaccone. Resta lì De Johan, allarga dove c'è Calabrese, manovra da girare delle Clanese, Calabrese, il tiro di Calabrese, il gol! Un fulmine al ciel sereno, ha segnato il numero 33 Calabrese. Quinta posizione per David Munard, il top player della Vissarna Accadia, proprio nell'ultimo match dell'anno contro il Faiano nella rete del 3-0 ha fatto strabiciare gli occhi a tutti. Alla Grasso. Grasso e cross in aria con il destro, capodrupa verso Munard, prova il destro Munard, che gol di David Munard, un gol bellissimo, tripletta per David Munard. Quarta posizione, scende dal podio, qui il ballottaggio è stato duro, Daniele Cunzo, il suo gol contro l'Abellinum ha lasciato il nostro telecronista Francesco Marrazzo in questa maniera. Contro De Cicco, gioco di gambe della vecchia, propone il cross, la spizzata di Cunzo, è un gol che mi lascia esterrefatto. Gradino più basso del podio per Ivan Stellato, nel successo di Ponte del Lions Mons Milutum c'è la sua firma d'autore. Palla verso Stellato, non c'è fuori gioco, Stellato può calciare, Stellato, oh! È un gol bellissimo. Secondo posto per lui, il nuovo acquisto delle Clanese, Silvio D'Andrea contro l'Angri ha realizzato questo capolavoro. Tamaro fa un numero e prova ad andare via, trova centralmente in mezzo al campo D'Andrea, D'Andrea vede Senatore fuori dai pali, che gol ha fatto Silvio D'Andrea, che gol ha fatto Silvio D'Andrea, ha visto Senatore fuori dai pali e l'ha uccellato, che gran gol per il numero 25 delle Clanese. Al primo posto non poteva che esserci lui, Marco Petrone delle Grotta, nella vittoria giallorossa all'Ambrosini contro le Clanese. La sua corsa, paragonata da noi come quella di UEA in Milan-Verona, ha fatto il giro del web e dei media nazionali. Andiamola a rivedere. La scodella al centro esce con i pugni Romano, poi Petrone al limite dell'area. Prova a ripartire il Grotta. 4 contro 3, c'è tutto solo da questa parte Cioffi, prova a far tutto da solo Petrone, 30 metri palla a piede, Petrone la chiude, il numero 10, che gol, che va a festeggiare sotto lo spicchio di tribuna, presidiato dai suoi tifosi, ma che gol ha fatto il numero 10, si è bevuta tutta le Clanese.